quindicesima giornata del campionato nazionale Serie D Girone G, Cassino Budoni. Occasione del Cassino per poco, poi ci pensa ancora, ribatte Ricamato. C'è Abreu, Abreu, gol! Al quinto gol di Abreu. Orlando, Prisco, Tomassi, buco. Peccato, peccato per Umberto Prisco, troppo preciso il suo tiro. Poteva raddoppiare per il Cassino Prisco, per troppa sicurezza probabilmente. Tre partite del mese di novembre più quelle di dicembre, secondo me. Adesso è stato bravo Luca Della Pietra a togliere dalla testa un tiro insidiosissimo. Senza fronzo di Tomassi, riceve da Tribelli. Grosso al centro, ancora una parata e nega la soddisfazione del gol a Umberto Prisco. Che... ancora un miracolo da parte di Luca Della Pietra. Abreu. Si libera Abreu in aria, poi tira e palo di Abreu. Palla che viene in possesso di Orlando, applauso. Rincorsa, poi tira, per poco non realizza. Abudone. Di testa. Conge. Tomassi. Nel spogliatoio il vantaggio di una rete a zero dopo aver... ed ecco la possibilità ancora da parte di Prisco. Danilo, è iniziato il secondo tempo, finito il secondo tempo del Cassino. In aria Tribelli, ancora una volta sfortunato oggi Prisco. Ed eccolo, un gira di testa in tre avversari, poi si porta in avanti, punta sull'avversario, entra in area, poi dà il tiro, ancora un segno da Abreu di testa e poi un miracolo. Ed ecco Villa in azione, la ad Orlando. Aggancia Ricamato, per poco Prisco, ancora un'occasione, ci sembra Abreu in aria, poi spara, la palla viene deviata, battuto il calcio d'angolo, Prisco devia in rete la palla, ancora una volta Idrissi molto pronto. Tribelli punta sull'avversario, cerca poi ancora Abreu, questa volta gira in rete, ma se succede nulla di grave, palla che va oltre la traversa ed è finita la gara. Si aggiudica la gara il Cassino 1-0 sul Budoni.